Si sa che tutti gli uomini sono creati da Dio per la felicità eterna. E Gesù vuole guardare, come dice San Paolo, tutta la Chiesa, guardare tutti gli uomini e soprattutto i giovani in paradiso. Questo è lo scopo, questa è la meta principale. E per guadagnare il paradiso dobbiamo seguire Gesù, come quel giovanotto, che gli disse, serva, devi mantenere i 10 comandamenti. Tutti i giovani devono sapere bene che Gesù amore infinito è venuto per i peccatori, è nato per i peccatori, profetizzato da tutti i profeti di 4000. È solamente la nostra speranza definitiva, la nostra luce amore infinito che ci dice a tutti, venite a me, ego rificio vostro. Venite tutti da me e io vi resterò, vi darò tutti i beni del cielo e della terra. Gesù, nella memoria, oggi, in quest'anno 2022, ricordiamo che, guidati da migliaia di angeli, Gesù appare al mondo, illumina il mondo per illuminare tutto il mondo, tutti gli uomini, i peccatori, soprattutto i giovani, i ragazzi e le ragazze, per allontanarsi al peccato, all'immoralità e tutto quello che contraddice alla legge divina. È amore infinito, è gioia infinita e vuol guardarci tutti i giovani del mondo in paradiso. Pregare senza interruzione, dedicarsi con tutto il cuore alla Santissima Madonna, aprire il cuore, Gesù ci darà la felicità anche in questo mondo che transita, ma soprattutto la gioia e la felicità nell'eternità in paradiso. Inginocchiati davanti a Gesù, baciando le sue mani divine, e darà la potenza spirituale per vivere con Gesù, allontanarsi da tutto il peccato e godere la felicità che solamente Gesù può dare a tutti gli uomini. Per tutta la realtà. Ci ha dato Gesù Cristo.